Salve ragazzi, cari amici del web, eccoci qua ancora in questa entusiasmante puntata di Te la do io, la Malesia. Quest'oggi è una giornata un po' particolare, una giornata piovosa, clima equatoriale per cui piovoso e molto afoso, ci sono i classici 28-30 gradi con pioggia e oggi mi sono svegliato con una riflessione molto importante dopo aver letto le notizie. Come ormai tutti voi saprete, soprattutto gli amici del movimento che mi seguono, io sono un appassionato per quanto riguarda i problemi della politica italiana e non smetterò mai di battermi per quello che è ristabilire un clima di democrazia e di giustizia all'interno del nostro paese. Ed è anche per questo che sto effettuando questo viaggio. Adesso non vi rileverò nulla, non darò nessun segreto, però alla fine del mio viaggio riuscirete a mettere assieme tutte le tessere del puzzle, perché il mio viaggio è finalizzato nel riportare un clima di serenità e soprattutto di legalità e democrazia all'interno del nostro paese. Ok, con questa piccola riflessione continuo il mio viaggio. Ecco, chiaramente io non uso strumenti professionali perché i miei video sono genuini, naturali, sono improvvisati. Come è iniziata la giornata con questa riflessione circa i nostri parlamentari che hanno sventolato o hanno appeso sul tetto del palazzo parlamentare uno striscione che inneggiava il fatto che la democrazia non si tocca, io do pienissima solidarietà perché la democrazia è un punto fulcro, un cardine per quello che sono i diritti dei nostri cittadini. La democrazia sancisce tantissimi principi, purtroppo questi principi quando sono a favore del cittadino, pensiamo all'articolo 1 in cui il popolo è sovrano, non sono rispettati. Non è rispettato nulla per quello che è il principio costituzionale e ancora di più in questo momento in cui le istituzioni che sono occupate da impostori della politica, da gente che occupa seduta lì nel cadreghino un posto istituzionale facendo i propri interessi, quindi violando anche l'articolo della Costituzione in cui il parlamentare rappresenta tutti i cittadini e non se stesso, si vogliono fare in questo momento delle riforme per cercare di evitare l'area di cambiamento, però l'area di cambiamento è un'area molto forte, un cambiamento è una forza della natura, per cui come tutte le forze della natura è da sciocchi poter pensare di riuscire ad andare controcorrente. La natura prima o poi fa il suo corso e questo è quello che sta avvenendo. Il tentativo di voler mettere mano alla Costituzione in modo da violentare quelli che sono i diritti del cittadino, in modo da togliere definitivamente quel poco di democrazia che vige in Italia, è il cosiddetto ultimo colpo di coda del dragone. Qui si sta tentando il tutto per tutto in modo da ributtare a mare i cittadini che hanno avuto modo di entrare dentro nelle istituzioni, ci hanno portato le immagini quasi in diretta di quello che avviene là dentro, ci raccontano in maniera molto precisa le nefandezze dei nostri rappresentanti impostori istituzionali ed è un po' il tentativo di violentare la Costituzione. È il tentativo di poter finalmente instaurare in Italia un clima che sia veramente del tutto dittatoriale. Finita questa mia breve premessa, continuo questo giro pensando che alla fin fine io, avendo come ultimo dei miei problemi la situazione in Italia, perché trovandomi all'estero, sono anche fortunato. Il mio problema oggi è solamente quello di divertirmi, passeggiare, vedere tante cose, magari raccontarvele anche a voi, però tutto sommato io sono felice, non ho nessun vincolo, al massimo della libertà,
qualsiasi cosa, se io ho tre direzioni potrei prendere qualsiasi di queste, girare tutta la notte, tutta la settimana, tutto il mese, a me poco importa, poco cambia, mentre ci sono degli italiani che veramente soffrono delle decisioni da parte di impostori della politica che cercano di rimanere ben saldi al loro posto, al loro cadreghino. Gli impostori della politica sono lì per sottrarre le ricchezze della collettività al loro vantaggio. Per ogni persona impostore che è nella pubblica amministrazione, nelle istituzioni, che prende più dello strettamente necessario, vi sono decine di persone che vengono sottratte del loro piccolo fabbisogno giornaliero. Ci sono persone che veramente sono alla frutta. Allora io, per tirarvi un po' sul morale, faccio quattro passi insieme a voi, vi mostro qualcosa giusto per portare dentro le vostre case un clima di allegria. Qui abbiamo un negozietto della frutta, la gente con lo sguardo impassibile, qui sicuramente hanno anche loro problemi. Eccoci qua, qui è lo scompartimento dei nostri amici animaletti. Qui abbiamo dei lemmings, qui sotto abbiamo dei cricetini bellissimi, qui là sotto abbiamo anche dei topi, guardate qua, i famosissimi topi nudi senza il pelo, sono i topi, famosi topi nudi. Qua abbiamo il reparto animali, eccolo qua, molto bello. Vi ho fatto vedere una cosa che voi in Italia magari non avrete mai visto, i topi. Questi topi sono vittime delle radiazioni, sono una variante genetica che si è sviluppata nelle zone radioattive, poi approfittando di questa caratteristica, topi, anche i gatti nudi, sono stati riprodotti in modo da fare un business commerciale. Continuiamo. Avete visto come vengono accoppiati gli animali per fare un business commerciale, anche soprattutto quelli a uso alimentare, una cosa scandalosa. Ecco qua, qui abbiamo il reparto delle new technology, qui abbiamo altre cose, eccoci qua, questo è il reparto della giornata di oggi, il reparto dei pupazzetti felici, eccoci qua. Ciao. Qui abbiamo il reparto Hello Kitty. E qui dentro potrei continuare a lungo perché questo posto è veramente pienamente. Ecco qua, per la gioia di tutti voi, qui abbiamo il reparto dove fanno un'operazione di bellezza praticamente, ti trasformano, ecco, ti fanno avere questo viso qua, ecco. Fanno questo reparto, ecco qui, così faccio ridere anche voi che mi seguite da casa. Eccovi qua. Così anche voi che siete dei mostri, sempre seduti davanti alla televisione, sulla poltrona, ormai a imputridire, vi state fossilizzando sulla poltrona, venite qui e vi trasformano, vi fanno un'operazione di bellezza, vi fanno un'operazione, vi cambiano dalla A alla Z. E questo giro potrebbe continuare delle ore. Eccoci qua, ma lo chiudo qua con questi pupazzetti felici, questi, ecco qua un altro bel pupazzetto felice, ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima, ciao.